guess you're smart. Cause I'm taken by you, taking me apart. Fattori tradizionali del linguaggio pittorico possono essere il colore, la luce, il disegno e persino la composizione, quindi elementi classici, voglio dire, dell'esercizio pittorico, entrano poi in una particolare fusione con quella che è la realtà stessa del modo di disporre la composizione e di attivarla da un punto di vista proprio originale da parte dell'artista. Certo, poi vi possono essere dei riferimenti che ognuno potrebbe trovare con il nuovo realismo, oppure anche con certe ricerche di Fontana, con altri aspetti anche della pittura, ecco, più recente, ma soprattutto quello che si intende sottolineare è come Spada abbia creato effettivamente un personale universo simbolico che è carico di suggestioni. Le tecniche sono molto raffinate. Non dimentichiamo che nell'informale il progetto iniziale viene sempre contrastato dalla ricerca dei materiali che cercano se stessi. Mi spiego, uno parte con un qualche cosa e poi si accorge che questo qualche cosa richiede un'altra cosa che non era stata preventivata. L'opera d'arte si costruisce attraverso la mano dell'artista e questo è il bello dell'informale. Io conosco Raffaele da quando sono arrivato a Milano e quindi lui ha visto il mio percorso e io ho visto il suo, insomma. Quindi per motivi di lavoro abbiamo preso strade diverse, ma poi ci siamo incontrati in questo, da dove eravamo partiti, perché siamo partiti in un ambiente, come della Brera, ma soprattutto in un ambiente che era un palazzo, il famoso Corso Garibaldi 95, dove sono transitati lì molti artisti anche di un certo livello, ad esempio da Nato Canuti a Mario Bardi, Salvatore Biagio, così. E quindi poi è arrivato Mimmo Marranchino pure, quindi anche Mimmo Marranchino ha fatto in tempo ad abitare Carmine Caputo, ma Giuseppe oramai. Basile, non dimentichiamo Giuseppe Basile, quindi una serie di artisti notevoli che insomma non hanno preso la propria strada e quindi per fortuna ci siamo poi ritrovati. Io ho cominciato un po' più tardi. Wake up in your